Oh, ragazzi, forza, eh? Cioè iscrizione gratis al canale e attiviamo la campanellina se vi fa piacere. Qui è tutto gratis, è un canale aperto a tutti, non vogliamo donazioni, non vi mettiamo le mani in tasca, non vogliamo soldi, non vogliamo nulla. Ci divertiamo, mi diverto insieme a voi. Quindi iscrizione gratis al canale e campanellina se vi fa piacere, anche se è gratis, non siete obbligati ci mancherebbe venerdì sera ore 21.30 live super live con FMRG e poi puntolini puntolini vi dirò chi ci sarà visto che bisogna rinfrescare anche delle idee e cerchiamo di portare anche qualcosa di nuovo quindi è per quello che abbiamo aspettato a fare la live inutile fare live per fare visual anche perché ripeto perché mi farebbe piacere che si iscrivessero più persone anche se è un canale giovane perché noi abbiamo persone in live e visual come canali da 25-30 mila iscritti. Ecco perché mille persone in live, io anche parlando di calcio, 5-600-700 persone, quindi è tantissima roba, grazie a voi. Eh, abbiamo molte più visual di iscritti. Quindi è il problema inverso di tantissimi canali, soprattutto di qualcuno che si compra gli iscritti. Capito? Perché quindi. Se ci volete dare un segno d'affetto, anche se è gratis, iscrizione al canale e campanellino Allora, marzo, secondo qualche eh, fenomeno, secondo oh, i, i nostri detrattori, ci doveva essere il verdetto favorevole alla Superlega per far triplicare Zang insieme ad Agnelli, Lazari e Bertarelli. Quindi aspettiamo il verdetto favorevole sulla Superliga. <ride> Questi, questi ritiravano noi quando lo stesso Effenberg che ritroverete venerdì sera eh, stavamo snocciolando la, la, la situazione finanziaria dell'Inter, cioè capito, capito a che livelli eravamo arrivati. O, ormai parlano tutti di passaggio di proprietà, facile noi per parlare di passaggio di proprietà. Abbiamo preso fischi, insulti da qualcuno, anche le minacce. Ma di cosa stiamo ragionando? Senza fare le vittime, eh, ragazzi, ci mancherebbe, ma andiamo ai sodo andiamo ai sotto, non ho problemi cioè io non ti prendo in giro può, può piacere quello che ti dico oppure no ma io ti dico la verità Antonio Conte, no? L'hanno inquadrato sull'aereo, è tornato in Italia ci sarà molto probabilmente il divorzio l'ennesimo esonero di questo allenatore eh, in questa settimana io non ho problemi a dirti io mh, ho avuto modo anche di parlarci personalmente Conte perché ha allenato anche in Toscana una squadra di Serie A io però ti dico, ti dico come allenatore, a me non piace per nulla, anche perché non si è mai evoluto, non si è mai voluto mettere in discussione. E, 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 e ormai quella idea di calcio obsoleto, come anche Morigno ormai, eh, non solo Conte, non funziona più. Il calcio si evolve anche in Italia, e comunque il campionato a livello qualitativo è peggiorato molto, ma comunque si calcio si evoca, guarda il Napoli, perché il Napoli va a 2000? Perché gioca un calcio e nessuno gioca, per quello ha 20 punti dalla seconda. Ad oggi però addirittura qualcuno parla di esonero di Nzaghi, fino a che ci sarà il cinese, Inzaghi rimarrà allenatore, perché il cinese te l'ha dimostrato quest'estate che non aveva 2 milioni da dare a e non usciva Salcedo e qualche di un altro. Quindi ad oggi però se mi dicessero sono talmente pieno, sono come voi, sono talmente full. Che se ad oggi mi dicessero torna Conte per 10 partite fino alla fine della stagione, io lo farei tornare. però se qualcuno mi dicesse vuoi Conte per il prossimo anno, io ti dico di no. Per quei fenomeni io sono convinto perché io sono andato contro tutti. Due anni fa, quando dicevo che Conte non rimaneva, no, e addirittura a tre anni di contratto, Giuse, cosa dici? Il terzo anno è a 13 milioni e io guarda che Conte va via con 6 milioni e 8, anzi io dissi con 7 milioni di buon uscita. È andato via con 6 e 8. Contro tutti i grandi youtubers e contro tutti i giornali, ma perché? Ho oh, io non faccio al mercato l'avete visto, non do notizie di mercato di lanciatori ma ho in comune una conoscenza che mi permise di sapere questa cosa. Come io ti dico che Conte non torna all'Inter, ma ti spiego anche perché Conte non torna all'Inter. Quando quando Totti sta per metterlo sotto contratto dopo un anno che era a casa perché Conte stava andando alla Roma avevano offerta da 6-7 milioni ok, l'Inter lo prende ma l'Inter accede al decreto crescita segui bene quello che sto per dire all'Inter all Conte costa circa 13-14 milioni all'anno con il decreto crescita venne Conte all'Inter chi prende Conte ora? segui bene, apri l'orecchio chi prende conte ora fino a fine ottobre non può cedere al decreto crescita e antonio conte al tottenham aprili tutti e due gli orecchi prende 17 milioni di euro 17 milioni di euro quindi per quei fenomeni che dicono che torna allora facciamo conto che lui si toglie 7 milioni e ne viene a guadagnare 10 a parte voglio vedere chi gli dà ancora 10 milioni Conte ti costerebbe 20 milioni all'anno se te lo prendi a giugno perché non puoi accedere al diritto crescita e poi ti ripeto con tutto il rispetto per l'allenatore sicuramente ha fatto delle cose buone ha fatto crescere dei giocatori è un allenatore ottimo ma ha No, essendo no limits, lui dopo un anno, 15 mesi, gli salta lo spogliatoio. È successo a Tottenham, è successo all'Inter, gli è successo un po' ovunque. No? Non... Difficilmente arriva a fare due anni nella stessa squadra perché poi lui non ha limiti. E... Il Champions League fallisce sempre, ha delle cose buone, ha un, bel car ha un carattere forte, i giocatori li tiene sempre sul pezzo. Eh, i, I giocatori sono sempre concentrati, gli fila il culto, cioè gli mette nel cervello il culto del lavoro, sono d'accordo su quello. Però ragazzi, servono allenatori più bravi, servono allenatori che sappiano fare anche qualche partita in Champions League quando si alzano i livelli, servono giocatori. Lui dura fatica con i giocatori che hanno tanta personalità perché la prima donna deve essere lui. Ha durato fatica con Fabregas, Zard, William, Diego Costa, eh, e poi giocatore di i tre quartisti, Richardson, 60 milioni al totale, lo tiene in panchina, Ericsson, cioè Lui dura fatica. È un allenatore che predilige l'atletismo, la tecnica, Ed è un allenatore che tornerebbe alla Juve di Corsa, te lo dico io. Lui prenderebbe in esame anche la Juve in Serie B. Fidati di quello che ti dico quindi da 17 milioni a il Tottenham, anche se si accontentassero di 10, a chi lo prende in Italia gli costa 20, fino a fine ottobre non lo puoi prendere, non puoi accedere al diritto di crescita. E io ti dico: ci sono tanti allenatori bravi che hanno tante idee, servono idee nel calcio. Conte ormai, per come la vedo io, il suo, quello doveva dare, ha già dato perché poi, se non... vedi Spalletti, Spalletti per perdita a 60 anni si è rimesso in discussione migliorato poi può piacere non può piacere ma qualsiasi allenatore può piacere o no ragazzi ognuno ha i suoi gusti ci mancherebbe anche a me non piace Inzaghi come a tanti di voi l'anno scorso mi aveva dato una bella persona e poi dopo mi sono reso conto che un allenatore non, non va soprattutto a livello caratteriale quindi ecco tutto qua Conte all'Inter non torna anche perché anche con i sauditi visto ci sono anche 12 giocatori da da prendere c'è cioè da fare una rivoluzione eh se devi spendere 20 milioni all'anno con tutto rispetto per Conte vanno a prendere Simeone o Klopp con 20 milioni non certo Antonio Conte che poi tra l'altro è andato via con la buona uscita ha sbattuto la porta litiga con Marotta un ausilio dai ragazzi bisogna imparare a girare pagina nella vita e non rimanere attaccati a dei ricordi perché non ha senso ciao Vito